Le pubbliche amministrazioni della Basilicata potranno giovare di un taglio di 1.038.280 euro sulla bolletta dell'energia elettrica e il risultato della gara per la fornitura aggregata di energia elettrica indetta e gestita dalla società energetica lucana. La gara è stata aggiudicata dalla società Edison Energia, che assicurerà la fornitura elettrica all'azienda sanitaria e all'azienda ospedaliera San Carlo di Potenza, all'azienda sanitaria locale di Matera, al centro di riferimento oncologico di Rionero in Vulture. L'erogazione di energia elettrica sarà garantita anche per la Regione Basilicata, l'Alzia, Arbea, Arpab, Consorzio Asi, Agrobios ed infine ad altri enti locali presenti sul territorio. Secondo il presidente della SEL, Rocco Colangelo, è motivo di sincera soddisfazione vedere come le istituzioni stiano raccogliendo le opportunità delle politiche di sostenibilità energetica a vantaggio delle comunità amministrate. Il governatore Vito De Filippo ha commentato in merito all'attività messa in campo dalla SEL, sottolineando che il lavoro svolto rappresenta una specie di fonte energetica intelligente su cui possono contare i lucani e la politica di razionalizzazione energetica promossa dalla Regione. Quella dell'aggregazione è la strada virtuosa sulla quale l'intera Basilicata deve incamminarsi per continuare a perseguire il processo della modernizzazione sostenibile.